Bene amici, quest'oggi evento sportivo seguiamo, infatti c'è stato l'arrivo nella città di Biella del Torino Calcio Femminile che ha disputato un triangolare amichevole. Innanzitutto com'è andato questo triangolare? Questo triangolare è andato bene, è sicuramente un'esperienza positiva, le ragazze avevano bisogno appunto di, dopo la sosta invernale, di mettere un po' di minutaggio nelle gambe. È stato, alla fine il risultato contava poco essendo un amichevole, tutto, però è stato sicuramente un test impegnativo, importante per le ragazze, per la loro continua crescita. Ecco, stiamo parlando con il mister della squadra primavera del Torino Calcio Femminile, Fulvio Francini, ha un cognome importante. Sì, diciamo che penso che molti si ricordino, cioè che per molti non sia nuovo questo cognome. Sì, mio papà ha fatto qualcosina all'interno di questo mondo. Vabbè, cavolo, io che sono granata me lo ricordo, e come, certo. Insomma, era una delle figurine introvabili dell'album Panini, nonché, lo ricordiamo, ha vinto anche uno scudetto con il Napoli di Maradona, convocato in nazionale e tante cose. E come mai il figlio si è avvicinato al calcio femminile? Io ho iniziato col calcio maschile, ho fatto a livello giovanile, ho fatto qualcosina, poi il presidente Salerno mi ha proposto, conoscendolo, mi ha proposto questa secondo me molto interessante opportunità, e io l'ho colta al volo. Mi piace avere a che fare con un movimento che tuttora è magari ancora poco sviluppato, però è in continua crescita, in continuo sviluppo. Ci sono state inizio stagione un po' di polemiche, anche qualche uscita infelice a livello di federazione sul calcio femminile. In realtà il movimento non solo è in crescita, ma si sta strutturando anche. Mi pare che le società una volta avevano uno stampo più amatoriale, ecco, sbaglio? No, indubbiamente, no, per fortuna anche questo movimento sta crescendo. Noi in Italia purtroppo, come in ogni cosa, arriviamo sempre dopo gli altri stati europei, dopo il resto del mondo, quindi dobbiamo sempre fare questo travaglio, diciamo. Però fortunatamente, come dicevi appunto tu, adesso le società professionistiche saranno poi, maschili parlo, saranno poi obbligate ad avere questo vivaio femminile, il che poi implicherà comunque, spero, una crescita comunque esponenziale del movimento femminile. Sì, dovrebbe essere il salto di qualità, insomma. Ce lo auguriamo tutti noi che appunto abbiamo a che fare con queste ragazze che comunque hanno una gran voglia, ci mettono una passione incredibile, forse maggiore rispetto a quella che mettono gli uomini, veramente. Io noto questa loro voglia di emergere, di dimostrare a tutto il mondo, a tutta l'Italia comunque, che anche loro, come in tutte le altre cose, sanno giocare a calcio e sono capacissime di farlo. Con che modulo gioca Francini lei? Allora, attualmente per il materiale umano che ho a disposizione, sto impostando la squadra con un 4-4-2, un 4-4-2 classico, con due esterni di centrocampo molto bravi, molto forti, che spingono, creano sempre superiorità numerica. A me piace, il mio modulo preferito sarebbe un altro, un 4-3-1-2, mi piace molto la figura del trequartista, quindi in cantiere c'è quell'idea lì appunto di variare poi il modulo a stagione in corso, però attualmente mi sono focalizzato più su un modulo più semplice per tutte, da interpretare, da capire. Sì, chiaro, è un modulo più scolastico, diciamo, con i terzini bloccati, diciamo, sì. È più facile da insegnare. Certo. Guardiamo un attimo il calcio maschile, mentre noi stiamo registrando questa intervista c'è il triplice fischio finale dei maschietti del Torino, finalmente abbiamo vinto 4-2, ce la si fa a ripigliarsi? L'augurio è quello, sicuramente. Io credo che appunto le potenzialità ci siano e siano indubbie. Il mister Ventura, secondo me, è uno dei migliori allenatori in Italia, ma non solo, perché è un insegnante di calcio a tutto tondo. E lo reputo la persona adatta per la piazza granata, che sicuramente
è una piazza esigente, molto, molto difficile, appunto, un po' umorale, molto umorale. Si è visto, si è partiti col vento in poppa dopo tre giornate a 9 punti, poi non appena capitano 2 o 3 partite storte, purtroppo succede quello che è successo settimane scorse, qualche contestazione, quindi non è semplice. E però diciamo che la rosa è altamente competitiva, il ritorno di Immobile che oggi ha già segnato seppur su rigore comunque, ma non solo per quello, sicuramente aiuteranno la squadra e il mister a far meglio di quello che è stato fatto finora, e si spera in una classifica poi a fine campionato positiva ad un traguardo europeo che sarebbe la ciliegina sulla torta. Tornato Ciro Immobile, è tornato un napoletano, altra squadra nella quale ha giocato papà è stata il Napoli, ha vinto uno scudetto con il mitico Napoli di Maradona. Cosa dice il babbo? Tifa Napoli nella lotta per lo scudetto? Mio papà sta facendo un tifo sfrenato per il Napoli, lavora in una televisione privata anche di Napoli, Televomero, e niente, lui appunto è tifosissimo sia ovviamente del Toro e del Napoli, che sono le due squadre che appunto lui ha avuto l'onore e il piacere di portare in alto, perché comunque con Napoli ha vinto addirittura, come dicevi tu bene, uno scudetto, una Coppa UEFA e poi la Supercoppa italiana 5-1 contro la Juventus, quindi a maggior ragione. Per un Granata non per è un una granata, vittoria infatti, da dimenticare. Va bene, grazie Fulvio, buon lavoro e ci porti i saluti al babbo. Grazie mille, sarà fatto.